Cattolica Virtus, giovanissimi, campione d'Italia, allievi, vice campione d'Italia dilettanti. Siamo col direttore sportivo Paolo Bosi, uno su due, comunque un grande risultato. Cosa è mancato per fare la doppietta? Ma il grande risultato è essere arrivati con due squadre a giocare una finale scudetto e penso che perlomeno così ci ha detto la federazione sia stata la prima volta. Quindi questo per noi è un grande risultato e il grande ringraziamento che abbiamo fatto ai ragazzi. Quindi diciamo, ci sentiamo ringraziarli entrambi, sia i giovanissimi che hanno riportato il titolo che mancava da 29 anni, ma anche gli allievi che hanno fatto un percorso straordinario e sicuramente quando calerà la delusione per la finale persa, si accorgeranno del grande percorso che hanno fatto. Avete riportato lo scudetto a Firenze dopo 29 anni, avete parlato col presidente Camilli, cosa vi ha detto? Il presidente Camilli era molto contento per la vittoria sicuramente, ma anche per come sono stati vissuti questi giorni insieme a Forlì, a Cesena, con i ragazzi, con le due squadre che si sono date sostegno l'un l'altro e questo è stato un po' il segreto del grande cammino che hanno fatto entrambi. Arrivare alla finale a Forlì, finalissima, in uno stadio da professionisti, anche se il direttore sportivo non scendeva in campo, aveva un po' di tremore alle gambe. Insomma, è stato emozionante. Io sono sceso in campo per il riscaldamento, è stato bello vedere quante persone sono venute a sostenere i ragazzi, dai membri della comunità ai dirigenti storici passati, anche a ex giocatori che hanno fatto il tifo per tutta la gara, insomma è stato bellissimo. E poi sono salito in tribuna e lì c'è stato da soffrire non per 90 minuti ma per 180 perché prima gli allievi e poi i giovanissimi, insomma due finali consecutive sono stato un bel carico di tensione. Per fortuna alla fine, insomma, la gioia ha preso il sopravvento con la vittoria giovanissima. Maurizio Camilli, presidente della Cattolica Virtus, non può che essere contento per lo scudetto e per la doppia finale anche con gli allievi. Come siamo arrivati a questo traguardo? È stata una bella impresa, l'ho detto ai ragazzi, è un'impresa che poteva trasformarsi in mito, perché il doppio titolo sarebbe stato un mito, ma è un traguardo che anche ai vice campioni d'Italia credo debba rimanere più che soddisfacente. Ci siamo arrivati attraverso un percorso abbastanza duro, anche perché gli allievi se lo sono veramente sudato. Ecco. Io sono stato colpito dallo striscione qui alla vittoria del campionato l'anno esposto. Forse non saremo i migliori, ma siamo più forti. Secondo me rende il carattere di questa squadra che ha preso consapevolezza, diciamo, nel corso della stagione. Ecco, è sorprendente vedere quanto avete tenuto anche agli allievi, perché forse erano la squadra meno favorita. Giovanissimi, che era un po', perdonami il termine, la Juventus del calcio dilettanti, perché siete partiti con il favore del pronostico, una regular season con una sola sconfitta all'ultima giornata, quando era già tutto ormai definito, 13 vittorie su 15 in casa, quindi diciamo che le aspettative erano tutte per voi. Come sapete, insomma, le finali fanno un po' testo a sé, quindi la regular season, come l'ha definita, non è tanto probante perché una squadra comunque giovane, una squadra che ha maturità, che in finale ha dimostrato anzi una padronanza del gioco veramente encomiabile, quindi un applauso ancora ai nostri campioni italiani. E gli allievi, secondo me, dal punto di vista del carattere, rispetto a quello che ci vuole per giocare una finale, forse paradossalmente partivano avvantaggiati. Adesso anche andiamo a dare uno sguardo al settore giovanile, perché da questo settore giovanile sono usciti, lo ricordiamo anche troppo, Paolo Rossi, Barzagli, ultimo Cragno, portiere del Cagliari, quindi diciamo che il settore giovanile della Cattolica Virtus Internazionale. certamente non lo scopriamo adesso. Cosa serve però per mantenere certi standard? Ecco, intanto cosa serve per mantenere? Ovviamente, anche se io sono presidente a dicembre, ci tengo a dire che non è merito mio personale, ma dello staff di Massimo Cerbai mi ha presieduto, al quale del resto facevo da vice, quindi un lavoro che si radica, diciamo, nel tempo. Ecco. Non serve lavorare bene, abbiamo uno staff di tecnici molto bravi, qualificati, abbiamo un direttore sportivo che, come ho dichiarato anche la carta stampata, firmerei il contratto a vita se potessi, quindi ci sono le condizioni. Credo che noi ripartiamo con un risultato al di là del titolo che insomma
ci fa ovviamente essere tutti felici. Questa esperienza a cui riferiva anche prima Bosi è un risultato che va al di là del titolo sportivo, ha reso il gruppo ancora più compatto, coeso, quindi se c'era qualcosa che poteva essere migliorato lo faremo e questo è un bel passo in avanti. Amici sportivi del grande calcio toscano, oggi per Firenze si può scrivere la storia, perché oggi la Cattolica Virtus si gioca lo scudetto, il tricolore, dallo stadio Tullio Morgagni di Forlì. Benvenuti a questo big match, il saluto che vi giunge come al solito dalla voce dei dilettanti Lorenzo Agostini. Il match è la finalissima tra Urbe Tevere, vincente del campionato regionale del Lazio, e Cattolica Virtus, squadra della San Michele Cattolica Virtus, campione invece di Toscana. Stadio Tullio Morgagni, uno stadio d'élite per questa partita, con una grandissima presenza di pubblico ovviamente. Adesso linee nazionali e poi andremo a raccontarvi anche le formazioni. Quindi è tutto pronto per Urbe Tevere, San Michele Cattolica Virtus, la finalissima di questo scudetto, il tricolore che andrà o nel Lazio o in Toscana, più precisamente a Firenze. Tra l'altro la Cattolica che manca a questo appuntamento da ben 29 anni, ci sarà tutto un lungo discorso da fare durante la telecronaca. Intanto vedete già in postazione tifosi, supporters, genitori e quant'altro della squadra giallorossa di Firenze. Andiamo subito a leggere le formazioni, intanto c'è qualche spazio ancora ovviamente per le foto di rito della prepartita. Formazione quella dell'Urbe Tevere che praticamente è analoga a quella dell'ultimo match della Final Six vinto contro la Fabrizio Miccoli, c'è soltanto una modifica in formazione per la squadra di mister Pasquale Barba, che si schiera con Giudice in porta, poi Bertolini, Saccuti, Gaspari, Friano, Bruschi, Battistelli, Arcella, Marras, Gazzara e Cuomo. Unica novità di formazione è il numero 4 Matteo Gaspari rispetto appunto all'ultima gara contro la
contro la Fabrizio Miccoli, vinta appunto per 1-0, visto che Gaspari non era partito titolare nella partita in questione, con Cuomo che aveva preso il suo ruolo. Invece Cuomo oggi è più avanzato e prende precisamente il posto del compagno di squadra Zambrini. Tutto è pronto per il calcio d'inizio che sta per avere avvio tra qualche secondo. Fischia in questo momento l'arbitro, primo possesso della Cattolica Virtus. Cattolica Virtus che invece si schiera con Niccolò Carcani in porta, poi Masi, Pietro Carcani, Bettoni, Gabrielli, Marconi, Manetti, Cavaciocchi, Campagna, Mazzei e Di Blasio. Le due panchine per mister Barba ci sono Coluccia, Scomazzon, Zambrini, appunto l'unico lasciato in panchina rispetto alla settimana, a qualche giorno fa, contro la Fabrizio Miccoli, Lombardi, Borriello, Galvigioni, Lanari, Stefani e Picchi. Mentre per quanto riguarda la panchina della San Michele Cattolica Virtus ci sono Tommaso Basile, Previtera, Doria, Nannelli, Rosi, Iacovitti, Carcani, ovviamente Tommaso Carcani pronto a subentrare, uno di coloro che è subentrato più volte nel corso della stagione, quindi partendo non da titolare ma comunque subentrando spesso, Nappa e Vannini, questi tutti a disposizione di mister Francesco Vallini. Intanto il match è iniziato già da qualche secondo, anzi da più di qualche secondo, ormai da un minuto abbondante. Gestione del pallone di questa Cattolica Virtus, dicevamo anche a microfoni spenti che potrebbe esserci un'ulteriore difficoltà per questi ragazzi oggi, oltre al fatto che giocano ormai da diverso tempo in rapida sessione, visto che questa Final Six si sta giocando tutta in pochi giorni, quindi oggi le forze sono anche un po' allo stremo. Si gioca innanzitutto in un campo molto scivoloso, infatti avete visto già diversi calciatori cadere, e si gioca in un campo da professionisti, visto che qui ci gioca il Forlì che attualmente milita in Serie D, però per tanto tempo ha militato in Lega Pro nell'ex Serie C, e quindi le distanze del campo sono anche più grandi rispetto al campo, ai campi che di solito si vedono tra i dilettanti, anche perché il campo della Cattolica Virtus è un campo particolarmente piccolo per quanto riguarda il terreno di gioco, e quindi potrebbe verificarsi questa ulteriore difficoltà per la squadra giallorossa che oggi gioca in maglia bianca e pantaloncini rossi, casacca invece blu scuro con inserto giallo stile Boca Junior per l'Urbe Tevere, squadra che nel Lazio sta facendo veramente molto molto bene. Era partita male questa squadra nell'arco di questa stagione, poi però mister Barba ha fatto un capolavoro nel riuscire a fare quadrato attorno ai suoi giocatori e nel portarli fino a questa finalissima. Gestione del pallone proprio per l'Urbe Tevere, pallone centrale dalle parti di Arcella che prova a gestire il pallone con Di Blasio che gli dà noia, calcio di punizione proprio per l'Urbe Tevere, poi alla fine Arcella si lamenta un po' con l'arbitro e con gli avversari per essere stato impedito di velocizzare la manovra. Calcio di punizione comunque ancora sempre per l'Urbe Tevere da posizione abbastanza lontana, palla lunghissima, una conclusione direttamente in porta che però non può impensierire Niccolò Carcani, uno dei portieri di maggior spicco durante questa stagione, ma non solo, infatti per quanto riguarda la Cattolica Virtus sicuramente Carcani è uno dei calciatori, dei portieri migliori in categoria. Niccolò Carcani, ovviamente anche lui classe 2002, tutti e 22 in campo sono classe 2002, anzi praticamente tutti i giocatori sono classe 2002, l'unico classe 2003 è il numero 17 Sebastian Iacovitti che è in panchina per la Cattolica Virtus. Prova a gestire adesso Matteo Saccuti, il cross basso non va, il pallone che resta lì nei pressi dell'area della Cattolica, libera non senza difficoltà la squadra giallorossa che riesce comunque in qualche modo a liberare il pericolo, quindi gestione sulla sinistra, il lancio lungo dalle parti di nessuno però perché non può arrivarci in questo caso bomber Jonathan Campagna, quello qua inquadrato, il numero 9 che ha fatto le fortune della rappresentativa toscana al torneo delle regioni, Jonathan Campagna vero bomber della rappresentativa che ha vinto proprio il torneo delle regioni in Trentino
e poi è stata anche premiata a Coverciano. Adesso qui l'immagine è anche un po' impallata. Attenzione a questa conclusione in girata per la Cattolica Virtus. Primo brivido dopo pochi minuti. Purtroppo non siamo riusciti a vedere bene l'azione perché c'era stata un po' impallata da un gentil signore che si era posto tra la, si era frapposto tra la telecamera e la visuale del gioco. Rinvio dal fondo quindi per l'Urbe Tevere con giudice. Comunque, per quanto riguarda la rappresentativa toscana che ha vinto al torneo delle regioni, non c'era soltanto Jonathan Campagna per quanto riguarda la Cattolica Virtus, c'erano anche altri due grandi difensori, si tratta della coppia super formata da Alberto Gabrielli e Nicola Marconi, entrambi titolari oggi, uno con il numero 5, l'altro con il numero 6, fanno coppia fissa loro due là dietro e sono anche stati appunto la fortuna della Cattolica Virtus, dato che in campionato nella regular season ha subito soltanto 10 gol questa squadra. Campagna prova a toccare nel mezzo, qui reclama per un calcio di rigore la squadra giallorossa, libera l'Urbe Tevere che prova adesso a ripartire, prova però ad arginarli sempre il solito Bettoni, si gioca al centro del campo. Giocatori che fanno anche un po' fatica a disporsi lungo tutto il terreno di gioco, infatti si gioca spesso, almeno in questi primi minuti, sulla parte centrale del campo, proprio perché c'è un po' di disorientamento da parte dei calciatori che non riescono, essendo abituati ad altre distanze, a coprire tutto il campo, un campo così grande come quello di Forlì, ma sicuramente i due allenatori avranno saputo e avranno avvertito di questa difficoltà i propri giocatori. Prova a gestire l'Urbe Tevere, una Cattolica Virtus che per ora sembra difendersi molto bene e anche saper ripartire. Qui inquadrato un altro grandissimo Pietro Carcani, è il terzo dei tre Carcani della Cattolica Virtus, perché c'ha anche questa particolarità la squadra giallorossa di avere tre calciatori con lo stesso cognome in rosa, due che sono praticamente titolari fissi, Niccolò Carcani e Pietro Carcani, e un altro, come abbiamo detto in apertura, che è sempre subentrato con molta frequenza, oggi con il numero 18, Tommaso Carcani. Un'altra particolarità che non vi abbiamo ancora raccontato è che di solito ovviamente in campionato è possibile convocare 18 giocatori, per questa Final Six è stato possibile convocarne 20, infatti sono venuti in 20 sia per l'Urbe Tevere che per la Cattolica Virtus sul terreno di gioco di Forlì, lo stadio Tullo Morgagni, che vanta 3500 posti a sedere, che sono tantissimi, però alla fine non sono poi così di più rispetto allo stadio Gino Bossi delle Due Strade, che si trova proprio a Firenze e che è ormai la scala del calcio toscano. Attenzione alla Cattolica che prova a ripartire con Vieri Di Blasio, attenzione il tocco sulla fascia e la conclusione col mancino per la Cattolica, che ha provato subito a fare un gran lavoro sulla parte mancina, azione iniziata con un grandissimo Vieri Di Blasio e poi Campagna, sempre lui, ha provato col mancino ad incrociare, grandissima la deviazione di giudice in questo caso, e quindi sarà a calcio d'angolo. Attenzione perché la Cattolica Virtus sa fare molto male dalla bandierina, parte l'angolo nel mezzo, Gabrielli, l'imbeccata di testa e il vantaggio della Cattolica Virtus. Sempre Gabrielli, quando sale sa fare male come soltanto lui sa fare, un grandissimo gol di testa proprio del numero 5 Alberto Gabrielli, l'incornata pescato alla perfezione dal compagno della bandierina, il gol che vale il vantaggio per la Cattolica Virtus. Esplode subito tutto di marca giallorossa per un pomeriggio, sta diventando giallorossa la partita, ovviamente è tutta ancora da decifrare, tutta ancora da vedere, però dopo appena 7 minuti, anzi 8 minuti di gara, a questo punto il risultato è sull'1-0 per la Cattolica Virtus, con l'Urbe Tevere costretta ad inseguire. Qui rischia qualcosa intanto Niccolò Carcani, che va praticamente, esce dai propri pali per difendere una rimessa laterale come un terzino, prova a fare il lavoro che non gli appartiene,
comunque ci riesce. E comunque Cattolica Virtus in vantaggio, una Cattolica Virtus che adesso vedete sta esplodendo sugli spalti e sta cercando di mantenere questo vantaggio in campo. Tra l'altro una piccola nota di servizio, se vedete gli spalti dello stadio Morgani di Foligno pieni dal lato di tribuna coperta, quello ovviamente dove stiamo riprendendo, e vuoti sulla parte opposta, è perché ovviamente lo stadio è stato aperto soltanto per la tribuna coperta, soltanto un settore dello stadio è stato aperto per questa finale. Intanto a terra Francesco Cuomo dell'Urbe Tevere, un calciatore molto molto duttile che sa fare sia la fascia in fase offensiva sia il terzino puro, e infatti nella partita contro la Fabrizio Miccoli fu impiegato proprio da terzino puro da Mister Barba. Adesso ha qualche difficoltà il numero 11 Francesco Cuomo. Urbe Tevere che in regular season è arrivata seconda in classifica dietro ad una grandissima Polisportiva Carso che ha stravinto la regular season, e davanti invece alla Lodigiani staccata di 2 punti. Però Urbe Tevere si è comunque fatta valere nei playoff, vincendo poi il campionato regionale e venendosi a giocare questa fase nazionale e poi la Final Six. Attenzione a questa palla nel mezzo, effetto flipper incredibile, con l'ultimo a buttarla fuori che è stato Matteo Arcella. Palla che si impenna dopo il suo mancino svilenco, era arrivato scordinato alla conclusione, però non si era aspettato di trovarsi il pallone lì tra i piedi in poco tempo. Effetto flipper terribile però per Niccolò Carcani, che si è visto uno 0-100 in pochi secondi lì nell'area di rigore. Veramente un rischio incredibile per la Cattolica, che rischia ancora in fase di impostazione. Attenzione perché l'Urbe Tevere sta crescendo. Gazzara allarga sulla destra, laddove c'è un grandissimo Andrea Battistelli. Deve stare attenta la Cattolica su quel versante. Lo ferma Pietro Carcani, che poi libera. Pallone però sempre per l'Urbe Tevere, che retrocede dalle parti di Antonio Giudice. Eccolo qua Giudice che aspetta l'avanzata degli avversari e poi va al rinvio lungo dopo aver fatto salire la squadra. Adesso sempre il solito Battistelli che si appoggia. Urbe Tevere che prova a gestire, poi il tocco di ritorno per Battistelli che non arriva. Si arrabbia Battistelli con il suo compagno James Gazzara. Tra l'altro James Gazzara, un giocatore, uno dei più prolifici dell'Urbe Tevere. La Cattolica dovrà tenere d'occhio soprattutto le sue doti tecniche. James Gazzara fare veramente un gran lavoro quando parte palla al piede e quando punta l'uomo. Adesso Cattolica là davanti sempre con il suo bomber, con il suo ariete. Campagna che in questo caso è stato fermato, chiedeva il fallo. Campagna non è stato abbonato però in questo caso, e quindi rinvio dal fondo per l'Urbe Tevere quando siamo adesso alla 12esima di questo primo tempo, con il parziale sull'1-0 per la Cattolica Virtus. Pallone sulla sinistra, ovviamente la gran parte delle azioni passa sempre dai piedi di Manetti, che questa volta ha provato il cross nel mezzo nella terra di nessuno, e quindi riparte l'Urbe Tevere sulla sinistra. Attenzione all'avanzata, squadre molto lunghe in questo frangente di gara. Potrà essere una chiave di svolta importante o per l'una o per l'altra squadra, considerando anche che gli equilibri sono stati rotti al settimo di questo primo tempo dal gran gol di un sempreverde Alberto Gabrielli, che di testa non sbaglia quasi mai. Rimessa con le mani per l'Urbe Tevere. Una particolarità oggi è stata chiamata, ovviamente come per tutte le Final Six, anche la terna arbitrale ad arbitrare ovviamente la partita. Terna
che è composta dall'arbitro, anzi la quaterna arbitrale, perché la quaterna è composta dall'arbitro Angelucci di Foligno, arbitri Tomacchio di Ravenna, Goretti di Perugia e quarto uomo Alessandro Di Graci di Como. Si riparte con il rinvio dal fondo per la Cattolica Virtus, mentre stiamo per arrivare al quarto d'ora di questa gara. Attenzione al rinvio lungo, che non trova però compagni, e quindi rinvia ancora a sua volta Antonio Giudice. Palla al centro del campo, prova a fare a sportellate, ma Lorenzo Cavaciocchi, il capitano di questa Cattolica Virtus, si gioca sulla destra adesso. Ancora un gran lavoro da parte della Cattolica sulla destra, può partire il cross, arriva in questo momento, perde l'attimo però e quindi riparte l'Urbe Tevere sempre sulla sinistra. Si gioca in quel versante di campo, Campagna va a fare il terzino aggiunto e va a dare noia ad Arcella, costringendolo alla rimessa laterale. Riparte l'Urbe Tevere. Chi non conosce la Cattolica Virtus si accorgerà tra poco, o forse si sarà già accorto, che là davanti è una risorsa imprescindibile Jonathan Campagna, perché non solo fa gol e li fa fare, ma è anche uno che corre tantissimo in fase di non possesso. Adesso il rinvio dal fondo ancora per la Cattolica, non va la manovra sulla fascia dell'Urbe Tevere e quindi si riparte con il rinvio proprio per la Cattolica, squadra in cui è nato un grande difensore come Barzagli, e squadra in cui ha segnato adesso proprio un difensore centrale. Riparte adesso l'Urbe Tevere con la rimessa con le mani, sta guadagnando qualche centimetro di troppo l'Urbe Tevere da quelle parti, e la Cattolica deve stare molto attenta, perché quando i ragazzi di Mister Barba iniziano a fare la partita, di solito, almeno ci hanno abituati in questa regular season, durante la regular season non lasciano scampo agli avversari. Arcella prova a fare a spallate con l'avversario e qui ritorna ancora una volta Arcella sui suoi passi, tocco proprio per lui, posizione regolare, il cross nel mezzo, deve liberare la difesa della Cattolica Virtus che però non riesce a ripartire, un po' chiusa la squadra giallorossa, e quindi prova a velocizzare subito la manovra Matteo Saccuti proprio per Arcella, che però fa scivolare il pallone. Altra rimessa laterale per l'Urbe Tevere, pallone questa volta un po' più avanti, spintonate tra i due con